abbiamo messo in campo un'attenzione politica e soprattutto gli investimenti di grandissimo rilievo, a cominciare dai 100 milioni di euro che abbiamo stanziato per la ricerca sul cancro. Abbiamo finanziato 5 linee di ricerca coinvolgendo istituti pubblici, a cominciare dal Pascale, istituzioni private, TIGEM, centri di ricerca, perché vorremmo lavorare a produrre un vaccino contro le diverse forme di cancro. E dunque stiamo lavorando in questa direzione e poi ovviamente a finanziare la ricerca nei campi di tradizionale forza della Campania, l'aerospaziale, l'automobile, l'agroalimentare, il sistema moda, e in ognuno di questi campi stanno maturando cose interessanti. Nell'aerospaziale si sviluppa la presenza di Leonardo a Pomigliano, stiamo lavorando per portare una fabbrica di droni a Napoli, a Grazzanise. Stiamo lavorando su altri versanti, agroalimentare, ricerca scientifica in agricoltura, nell'ambiente. Insomma, stiamo tentando di collocare la Campania nei luoghi nei quali davvero si costruisce il futuro, con la ricerca, con i contenuti tecnologici. Il lavoro è in corso e mi pare che stiamo ottenendo risultati importanti.